Dalle mini news siamo sempre davanti al benissimo santuario della Madonna del Castello. In occasione della festa della Candelora abbiamo come graditi ospiti i rappresentanti che hanno contribuito per i restauri di cui ha bisogno il nostro santuario. Gli do subito la parola a Scalizzi. Sì, buongiorno, sì. Ma credo che ci sia da ringraziare innanzitutto il nostro assessore regionale Galli per la grandissima idea di vicinanza a ciò che è la nostra cultura, la nostra chiesa, e quindi progettando questo bando per i beni ecclesiastici. Quindi il grosso ringraziamento va a lui, oltre ovviamente anche comunque alla parrocchia, alla chiesa, al parroco, per il progetto fatto, perché veramente era un progetto bellissimo. E su un monumento comunque, perché questo santuario è un santuario del Settecento ed è giusto e rispettoso intervenire per salvaguardarlo, per metterlo in sicurezza. Daniel Belotti, sono deputato ma soprattutto appassionato delle tradizioni della cultura locale, infatti faccio la collezione di libri sulla la storia, libri di storia locale, questi tre volumi sulla Madonna del Castello, il prossimo faremo il quarto, immagino verrà fatto il quarto con i lavori di restauro, grazie all'impegno del consigliere Galizzi, dell'assessore. Quindi avremo il prossimo, sarà Madonna del Castello, scritto da Alex Galizzi, con il restauro nel 2000 e partiranno i lavori nel 2021, si spera, fine 2020, già 2020, subito. No, però le tradizioni sono veramente importanti in un mondo in cui oramai è tutto social, è tutto virtuale, mantenere manifestazioni, eventi come questi, tradizioni come queste legano la comunità e la rendono ancora salda, perché sta diventando oramai tutto virtuale, ci si conosce solo su Facebook e non c'è più questo rapporto stretto tra le persone, ma è fondamentale se vogliamo tenere in vita i nostri paesi. Grazie per l'intervento e soprattutto vogliamo dare la parola anche all'assessore nonché vice sindaco Cristian Scarpellini. Io non posso che ringraziare Alex Galizzi come consigliere regionale e naturalmente anch'io ringrazio l'assessore Bruno Galli per il loro contributo. Come amministrazione non abbiamo fatto moltissimo, nel senso che una volta a aver avuto la richiesta da parte della parrocchia di un aiuto per accedere a questo contributo, ci siamo mossi a livello istituzionale appunto con il nostro consigliere Alex Galizzi, gli abbiamo spiegato quanto è importante per noi questa chiesa, il valore storico che ha, e lui ha saputo valorizzare appunto questa parte storica della nostra chiesa per presentare la domanda all'assessore e far sì che lui si innamorasse del progetto, della chiesa, e grazie a questo abbiamo ottenuto il contributo di 150.000 euro. Nel ringraziarvi e speriamo che sarete ancora presenti nelle nostre varie manifestazioni, piuttosto che evitare, sarete sempre graditi ospiti. Vi ringrazio. Grazie a voi.